Buongiorno dall'Associazione Delfino e l'Associazione Aria Nuova. Dopo il tutorial per l'utilizzo dei distributori automatici dei sacchetti per la spazzatura, procediamo con lo spiegarvi come funziona la nuova isola ecologica elettronica. La prima è stata installata al parcheggio La Salle. Andiamo ad analizzare un attimo la struttura nei dettagli. Questo è il pannello di controllo dove avviene l'autenticazione dell'utente. Questo che vedete è lo scanner laser che leggerà la vostra tessera sanitaria. Chiaramente bisogna rivolgere il codice a barre verso lo scanner laser. Ovviamente l'isola, per fruire del servizio, bisogna essere gli intestatari della Tari, quindi serve assolutamente il documento, ovvero la tessera sanitaria o la carta d'identità dell'intestatario Tari, altrimenti non si può fruire del servizio. Questi sono gli scomparti che si apriranno dopo l'autentificazione, che vi permetteranno di conferire la frazione. Come vedete, c'è uno scomparto per ogni tipo di frazione. Consiglio ad ognuno di voi di leggere bene le indicazioni di ogni scomparto. Vedete, per esempio, qua dice no farmaci opile, svuotare ed eventualmente sciacquare i contenitori sporchi. Su ogni tipo di frazione ci sono dei consigli, delle avvertenze che vanno seguite. Qui quello per la carta e cartone dice i cartoni e le scatole vanno ripiegati per ridurne il volume. Quindi si consiglia di seguire queste indicazioni. Potete trovare le foto nel particolare sempre sulla nostra pagina o venire a leggere direttamente all'isola. Allora, procediamo con l'autentificazione. Rivolgete la tessera sanitaria dal lato del codice a barre verso lo scanner a una distanza sufficiente. Ecco, sul display è scritto utente autenticato, quindi ha cercato il codice fiscale dell'utente ed è andato a vedere se è presente nella lista Tari. Questo è il sensore dello scomparto. Passando la mano davanti viene aperto lo scomparto e vi dà la possibilità di lasciare il rifiuto. Basta passare la mano, vedete, davanti al sensore si apre lo sportellino. Questo è il residuo. Già la nostra presenza è stata letta dal sensore e aperto lo scomparto. Questo è per l'organico. Dopo aver conferito c'è un breve tempo in cui lo scomparto rimane aperto e poi si chiude automaticamente. Finché sarete davanti ai sensori sarete ancora collegati al database, quindi allontanatevi dai sensori, accertatevi che non ci sia nessuno davanti, se no non si scollega dal vostro codice fiscale. E adesso che sono a riposo tutti i sensori, ecco, avete sentito il suono, il display vi dice attendere la trasmissione dei dati perché sta inviando i dati su ciò che avete conferito ed è pronta per leggere un nuovo documento. Questa è la prima isola ecologica installata presso il parcheggio La Salle. Sono previste almeno altre due installazioni a breve in altri due punti sul territorio cittadino e si spera, insomma, che aumentino, anche perché è giusto dare la possibilità un po' a tutti i quartieri di usufruire di questo servizio.